Domenica è stata inaugurata la sede dell'ANU di Monte San Savino. In collegamento c'è il presidente della sezione locale savinese, appunto, Fabrizio Lombardi. Benvenuto Fabrizio. Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a tutti i telespettatori che in questo momento ci stanno seguendo. Partiamo subito parlando di questa associazione e quindi spiegando un po' di cosa si occupa. Sì, ANU Migratoristi, questo è il termine completo, è un'associazione venatoria che nasce nel 1958 a Bergamo. Come dice il nome Migratoristi, è nata per lo studio, la conservazione, tutta la ricerca delle specie di uccelli migratori. Poi nel corso del tempo si è adeguata, è cresciuta e quindi siamo preparati su tutte le forme di caccia. È un'associazione venatoria che si occupa dell'attività venatoria e ha particolare attenzione all'ambiente e al territorio. Questa è una cosa fondamentale. Il cacciatore è il primo ambientalista presente sul territorio. Ecco, questo è un aspetto infatti importante e mi fa piacere che lei appunto lo abbia sottolineato. C'era necessità della sezione locale a Monte San Savino di questa ANU appunto dell'associazione? Monte San Savino, allora non abbiamo confini territoriali, noi siamo presenti qui a Monte San Savino, ma siamo aperti a tutti. E a tutto, è un'associazione venatoria che dà un servizio ai cacciatori tutti, ai cacciatori ma non solo, ai cacciatori ma a tutto quello che orbita intorno all'ambiente e quindi dei buoni rapporti con gli agricoltori, con le persone che vivono sull'ambiente e all'ambiente proprio, al territorio. Ecco perché anche la presenza, e ringrazio, dell'assessore all'ambiente del comune di Monte San Savino, perché è nostra intenzione portare avanti dei progetti anche importanti, proporre anche delle cose da parte nostra importanti sul territorio, da promuovere sul territorio, chiaramente in accordo con le istituzioni, con le autorità locali. Quindi il coinvolgimento dei comuni o delle altre autorità che si possono rendere necessarie. Ecco, quindi la sede appunto di ANU è a Monte San Savino, però poi siete presenti su tutto il territorio per poter dare aiuto, consigli, appunto per poter stare vicini a tutti. Fabrizio, come vi muoverete? Quali sono i vostri progetti sul territorio? Allora, intanto mi preme dire che le associazioni venatorie tutte, noi compresi, il nostro ruolo in ambito non solo faunistico ma anche ambientale è di fondamentale importanza. Vorrei ricordare che i cacciatori è l'unica categoria in cui hanno le loro associazioni venatorie di appartenenza, perché poi non ci siamo solamente noi, dobbiamo dirlo, che si occupano della formazione del cacciatore, quindi formano il cacciatore con le scuole aspiranti cacciatori, seguono anche il cacciatore durante il suo percorso in tutti gli aiuti che ci possono essere, che ci può essere bisogno, anche in funzione degli adeguamenti normativi che di anno in anno possono variare, e questo è esteso su tutte le forme di caccia, e compreso ad esempio la gestione delle carni, come si gestisce, come si conserva, come si cucina. Questo è un aspetto importante. E all'interno di questa categoria di cacciatori c'è tutto questo percorso, e compreso le guardie venatorie. Quindi il cacciatore va formato, informato, seguito e controllato anche sul territorio. Noi abbiamo, come le altre associazioni venatorie, le nostre guardie, io ne sono una, che siamo presenti sul territorio per informare e per aiutare il cacciatore e eventualmente, nei casi più strani, più
insomma, che ci dovesse essere la necessità anche di reprimere comportamenti che non sono corretti. E questo, l'unica categoria appunto è quella dei cacciatori, che ha tutta questa filiera che li segue. Ecco, quindi è un ruolo decisamente importante. Decisamente. Domenica c'è stata questa inaugurazione ufficiale della sede a Monte San Savino. È stata una cerimonia ristretta a causa, dell'emergenza sanitaria. Sì, abbiamo fatto un incontro nel rispetto dei protocolli, del distanziamento all'aperto, quindi fortunatamente una bella giornata a cui sono stati presenti. Oltre appunto all'assessore all'ambiente del comune di Monte San Savino, ma anche il nostro presidente provinciale e il nostro delegato regionale, perché vorrei evidenziare che la nostra associazione, insieme ad altre associazioni, fa parte si chiama CCT, Confederazione Cacciatori Toscani. Che cos'è questo? È un Per il momento un gruppo di associazioni venatorie unite che portano avanti degli ideali da presentare alle autorità preposte per il caso in maniera unitaria. Noi questo ci crediamo molto nell'unione delle associazioni venatorie in maniera da tutti insieme dare il nostro contributo sia nel nostro settore, quello venatorio, ma in particolar modo all'ambiente, perché la base è quella, parte tutto da lì. Quindi il rispetto per l'ambiente, buoni rapporti con il territorio e eventualmente progetti futuri da mettere in atto per miglioramenti ambientali e tutto quello che ce n'è bisogno. Vorrei ricordare che da Anno Migratoristi nasce 40 anni fa l'idea del verde pulito, che dopo si è sviluppato nel tempo, ma noi già 40 anni fa abbiamo fatto questo primi in Italia. Però la ringrazio, Presidente, per essere stato qui con noi quest'oggi e allora buon lavoro. Grazie, grazie a voi e buona giornata. Adesso noi ci andiamo a vedere il secondo spunto di Diego D'Ippolito.